Ecco, mostra aperta, con grandi difficoltà, perché il bosco è veramente brutto in questo periodo. Il freddo arrivato una decina di giorni fa purtroppo ha segnato molto. Tuttavia siamo riusciti a racimolare oltre 400 taxa, il che ci rende molto contenti. Siamo molto dispiaciuti del fatto che fa freddo e piove, quindi non avremo grande afflusso di gente, ma quel che conta è che siamo riusciti a portare a termine questo periodo infame per tantissime ragioni, non ultima quella del Covid ovviamente, questo impegno sociale del gruppo. Bravi a tutti i collaboratori, bravi i raccoglitori che sono riusciti a trovare nelle nicchie più umide e più riparate dei funghi, qualcuno anche particolarmente bello, qualcuno anche particolarmente interessante. Per esempio, chi mi sta riprendendo, ho trovato Favolaschia calocera, che nel Bresciano è la prima volta che reperiamo, questo fungo esotico che è arrivato in Italia 7-8 anni fa e da allora si sta diffondendo in maniera estremamente capillare, tant'è che è stato trovato sul Monte di Adro, se non sbaglio. E questo è una delle chicche, però chi visita con calma la mostra può trovare anche numerose altre specie. Buoni cortinari, mancano funghi banalissimi, non abbiamo un porcino per esempio, tanto per dirne uno. Ma il 2020 è un anno da dimenticare, lo dimenticheremo anche per la questione funghi.